anche per l'accoglienza che io riconosco una forza della natura di scegliere di quella. Quanto noi siamo in una situazione veramente straordinaria qui, di occuparsi delle esigenze di pazienti che devono purtroppo percepito nel mese di luglio il grande affetto e l'attenzione che la città, oltre alle professionalità eccelse che abbiamo all'interno del nostro ospedale, che crede nell'istituzione, crede nei programmi che si vogliono realizzare, è fondamentale per far andare avanti velocemente, speditamente anche l'amministrazione della città grossa, come c'è anche la bellezza nel costruire cose importanti, la bellezza. Forse anche loro non sapevano nemmeno dove sarebbero arrivati, come quando si cominciano queste grandi opere dell'uomo e dell'impiego. Più alziamo il livello, più miglioriamo le nostre prestazioni, più siamo di aiuto alla gente, più a tutti. Prima la riunione, poi i tecnici che ho appena fatto. Cari amici sostenitori del Comitato, oggi è veramente un giorno particolare, come particolare tutto il 2020. Ebbene, noi abbiamo sfidato anche il Covid, se vogliamo, e sto guardando quello che abbiamo costruito in 30 anni di attività. Come vedete il residence Daniele Chianelli, poi di qua c'è quello che dobbiamo costruire e che da oggi sono partiti i lavori. Questo qua è il CREO che noi abbiamo progettato, iniziato la costruzione e che poi la Regione dell'Umbria ha portato a termine. L'impegno che ci siamo presi oggi davanti alle autorità, davanti c'era il cardinale, il presidente della regione, il direttore dell'azienda ospedaliera e tantissimi amici, tutti i tecnici che hanno lavorato all'esecuzione del progetto, l'assessore all'urbanistica del comune, insomma c'erano un po' tutti, anche i rappresentanti della banca che finanzieranno questo progetto. 3 milioni di euro? 3 milioni che in questo momento potrebbero, solo un pazzo visionario veramente, come sono stato definito tanti anni fa dalla professoressa Mecucci, io e il professor Martelli, perché quello che vedete, tutto questo bellissimo plastico, e questo è un progetto che è nato esattamente circa 20 anni fa e che 16 anni fa noi abbiamo portato a termine. Cosa vi chiedo? Dateci una mano, aiutate qualche pazzo perché noi, la nostra pazzeria è quella di voler aiutare le persone che hanno bisogno veramente del nostro aiuto. Persone che sono malate, che giungono a Perugia da ogni parte del mondo, che arrivano spesso senza soldi e con poche speranze, perché dopo aver girato tanti centri, no? Hanno la risposta, tanto tu non ce la farai, tu non guarirai, tu morirai. E ne abbiamo sentite tante di queste persone. Ebbene, noi cosa stiamo offrendo? Stiamo offrendo un alloggio senza costo di affitto. Chi può ci dà un rimborso spese che non copre neanche quello che noi andiamo a spendere nell'arco dell'anno. Ma questo non importa. Noi gli diamo una casa lontano dalla propria abitazione, lontano dal proprio paese. Una casa dove regna l'amore e l'affetto anche nostro, di tutti i nostri volontari, delle persone che lavorano all'interno del residence, le custode, la nostra Giola, tutte le donne che diciamo lavorano all'interno, le ragazze soprattutto, i volontari che portano sempre una ventata di gioventù, una ventata di spensieratezza. L'impegno è grosso, ma con il vostro aiuto, come ci avete aiutato tanti anni fa, io rivolgo ancora un altro appello, dateci una mano, perché è importante veramente aiutare queste persone. Noi ci sentiamo gratificati, siamo felici, siamo sereni, contenti, quando le vicende volgono nel verso giusto, no? Quando il paziente guarisce,
e torna a casa e la famiglia torna a essere felice e ha vissuto un incubo che poi presto se lo scorderanno, non credo, rimarrà per tutta la vita, però forse quello rimarrà come insegnamento di vita, sicuramente rimarrà. Ma siamo anche motivati quando l'evento, no, non, purtroppo la persona non ce la fa e spesso tornano a casa a mani vuote. No. Tornando a casa a mani vuote noi in quel momento siamo arrabbiati, ci sentiamo sconfitti, però che succede dentro di noi? Dentro di noi c'è una reazione che dice non ci possiamo arrendere, dobbiamo seguitare a lottare, bisogna andare avanti e questa è la molla che ci spinge a continuare e a fare le pazzie, sogni, noi sogniamo, no? E come per finire dico che sognare è lecito, è possibile, però importante è impegnarsi per realizzare i sogni. Io sono convinto che con il vostro aiuto, ve lo ripeto, quello che avete fatto tanti anni fa, quello sforzo di che con le piccole vostre donazioni, piccole ma relativamente piccole, c'è anche chi ha donato parecchio e chi ha donato poco, ma basta poco, veramente poco, per riuscire a raccogliere tutti quei fondi che permetteranno di portare a termine quest'altro sogno. Io vi ringrazio in anticipo e auguro a tutti che il 2020 finisca presto e dal 2021 si possa tornare alla vita di una volta, alla vita normale, e potersi riabbracciare, potersi salutare, perché il 2020 è un anno da dimenticare. Noi partiamo con questo nuovo progetto proprio per dimenticare quest'annata che è stata veramente, penso, pessima per tutto il mondo. Vi ringrazio e buon 2021. Sicuramente un impegno importante, gravoso, però sicuramente utile. Ma io direi che oggi è una giornata molto importante perché ci ritroviamo qua nonostante tutto il momento particolare che viviamo, perché comunque sono passati 30 anni dal nostro impegno, dalla perdita del nostro Daniele che ha devastato la nostra famiglia, ma contemporaneamente ci ha lasciato un messaggio e che se vogliamo si ripropone anche adesso, no? Perché comunque abbiamo fatto tante cose, e questo residence ne è la prova, tu dicevi 16 anni fa, quasi 17, è vero, e ospitiamo tante persone che ne hanno bisogno, ce ne sono tante che ne hanno ancora bisogno e il posto non c'è, non basta, perciò dobbiamo ampliare. Sarà difficile perché siamo più vecchi, perché è sempre più difficile reperire fondi, ma noi siamo fiduciosi perché comunque quando si fa qualcosa di buono, piano piano si riesce sempre ad arrivare all'obiettivo. Il Cardinal Bassetti prima ha detto delle cose veramente profonde che ci ha fatto riflettere personalmente a me mentre l'ascoltavo, mi ha fatto ripercorrere tutti i 30 anni. Dove veramente 30 anni fa di questo periodo eravamo due genitori disperati, ma dall'altra parte avevamo Marta e avevamo qualcosa che Daniele ci ha lasciato. Ora siamo consapevoli che è difficile, ma non potevamo fermarci. Speriamo nell'aiuto di tutti, come sempre è stato fatto, perché se siamo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto è grazie a chi ci aiuta, e a chi ci sostiene, a chi crede in noi e a chi crede nella solidarietà vera. Grazie a tutti.